Ciao a tutti, siamo qui con Nicola Perazzini che è arrivato secondo in un torneo GOT comunque abbastanza prestigioso perché era 5 turni di Svizzera più la top 4 giocata e appunto ha perso in finale contro lo Steingate che vedrete prossimamente. Vediamo cosa ha giocato, ci spiegherà un po' le carte e ci dirà un po' come è andato il torneo. Ciao a tutti ragazzi, ho giocato Warrior, versione abbastanza standard, vi parto dall'inizio, VLS, sì, fortissimo chiaramente. Poi ho giocato triplo Kiko, sì, nulla di strano, contro Chaos fortissimo. Monobreaker chiaramente. Sì. Tribe di main. Ok, ti sei trovato bene? Mi sono trovato molto bene e mi è piaciuta, è una scelta che sicuramente rifarei. Perfetto. Mono Sasuke, e questo mi è piaciuto chiaramente un po' meno, sono indeciso se in futuro cambiarlo o meno. Adesso nel senso toglierlo definitivamente? Toglierlo definitivamente, sì, però, ci sto pensando. Ci sto scelta pensando. Strana e interessante. Mi è piaciuto tantissimo, sto pensando di toglierlo seriamente, dopo vedrò nel prossimo torneo. Poi chiaramente tre blade, sì, fortissimi. Ma chiaro, carta del mazzo. Carta del mazzo veramente fortissima. Buono DD per togliere carte problematiche. Certo. E, possono essere i mostri Chaos o Jinzo, o comunque dai mostri che danno fastidio. Sì. Mono Donzalog che non mi è piaciuto quasi per niente, probabilmente è una carta che toglierei addirittura sia dalla main che dalla side, e è sempre morto in mano quando lo peschi, non serve quasi mai per far scartare l'avversario a meno che non lo serci con rota nel momento esatto in cui ti serve, e in quel momento è, diciamo che sì, è, forte. È fortissimo, però quando lo peschi è veramente scarso. Certo. Mono esiliata, te la vai a prendere quando ti serve per togliere mostri problematici o mostri settati, certo, che magari puoi conoscere, e, anche se la peschi comunque può servire, quindi molto, molto valida. Certo. Come ultimo guerriero lo spadaccino, mono spadaccino, perché te lo vuoi andare a prendere quando ti serve, non vuoi pescarlo contro mazzi che non settano, certo. Quindi direi che mono va più che bene. Certo. Poi come magie chiaramente queste neanche da spiegare. Esatto, fortissime, trinità uguale. Neanche da spiegare, perfetto. Doppio nobiluomo. Certo. Sempre. Staple. Fortissimo, mono tempesta, sì, niente da dire. Mono tifone, avevo pensato di toglierlo, di metterlo di side, ma ti sei mi piace, bene? Sì, mi piace, è più forte Dust però, secondo me in questo mazzo. Ok. Mi trovo meglio con Dust. E, strappa, chiaro, sì. Ho giocato anche Burial. E certo, i due rebornini. Sì, ci stanno in questo mazzo. Poi triplo solenne. Certo. Abbastanza standard, ho giocato 3 Sakuretsu. Ok. Perché ti sono servite? Vorresti giocare un in meno? Cosa pensi? Allora, non so se mi sono servite tutte e tre in un'unica partita, ma vederla è ottimo. E quindi ho voluto massimizzare il fatto di poterla vedere. Insomma. Va bene. E vabbè, Mirror, certo. Giocato Ring, sì, chiaramente TT, una scelta, ecco, che TT non tutti che fanno. Esatto, stavo per chiedere, molti tuoi colleghi, chiamiamoli così, non lo giocano, sai cosa ne pensi? Diciamo che può servire, beh, chiaramente serve quando non hai i mostri sul terreno o comunque se un avversario sta apparecchiando molto. Sì. E sto torneo non è stato pesante per niente, lo rimetterei tranquillamente. Ottimo. Poi doppio Dust, come dicevo prima, mi piace più il tifone in questo mazzo. Perché dici? Perché quando tu hai due carte in mano con Blade, che è un 1600, puoi, quando ti attaccano, fare Dust. La tecciata del Blade con Dust. E settare poi la magia o trappola che hai in mano, così loro si menano contro il Blade a 2000. Certo. Che ci fa male. E tripla Dash Shot. Ok, tripla, ti è sembrata pesante? Ti è piaciuta? Cosa ne pensi? Ma allora, ti dirò, è fortissima in alcuni momenti, chiaramente la peschi che è mortissima, sì. Però sono più le volte che è forte che quella che non ti serve. Ci quindi sta. Secondo me su 5 partite che sta. Hai fatto con me l'hai vista su 4, in 4. Sì, ed è stata sempre forte. È stata sempre forte. Esatto. Poi vabbè, l'extra. Sì, vabbè, il fusion è sempre classico, fusione ai random. Tutte le fusioni, esatto. Ok.
Allora, come side, sì. Allora, ho messo uno Zombira. Ok. Allora, forte secondo me è Mirror Match. E può essere forte anche contro i mazzi che giocano spia. Ok. Te la vai a prendere quando ti serve con rota, perché è pure guerriero, è un dark, quindi dai, mono. Molti me... dicono che non la giocano proprio perché a volte si trovano magari di utilizzarla una volta e poi rimane lì e non può attaccare diretto. Guarda, e si perdono, dirò, dei turni. Sì, il suo difetto di non poter attaccare diretto è grosso, però quando sei in mirror e loro hanno il gorilla o il blade, questa è fortissima. E in più può togliere anche un Kiko, okay. Perché comunque attaccando diventa un 1.900 e nel certo. caso toglie anche Kiko. Pure. Messo doppio gorilla sempre per il mirror, sì. E... ci sta una carta forte, sì, forte mirror. Esatto, ci vogliono dei bitoni grosso, sì. Carta migliore del torneo secondo me Wangu, addirittura, sì. Perché? Allora, Wangu è fortissima contro uno dei peggiori matchup, due dei peggiori matchup che questo mazzo ha. Uno è Chaos Control, God Control, sì. E perché fortissima contro Chaos Control, God Control, contro Panda Barn, forte, okay. E, ed è forte anche contro il Reasoning Gate che gioca gli Stain. Ok. Quindi sta carta mi sono trovato molto molto bene, fortissima. Concordo in pieno. È stata la più forte del torneo secondo me. Poi mono Cliff, sì. Cliff per togliere. Ma hai sentito la mancanza del secondo? Ma guarda, sinceramente non ne ho risolto neanche una volta il okay. suo effetto. Perché comunque dai, passa anche sotto i livelli. Sì, passa livelli sotto limite, i livelli limite, ha Gravity Bind, secondo me è molto forte. Però non ne giocheresti una seconda? No, non ne giocherei una seconda anche perché questo torneo non mi è mai servita, anche se l'ho sideata più volte, non l'ho mai vista. Non, okay. L'unica volta che l'ho utilizzata è stata, l'ho searchata con rota, poi l'ho scartata di tribe e ho evocato BLS, perché okay. è dark. Ah, ok. Quindi mi è servito come dark. E doppio Jogan, qui ho fatto un errore. Perché? Perché ho messo sia Jogan che Wangu di side e insieme fanno schifo. Okay. Insieme fanno sì. schifo, vanno in contrasto, non ci avevo pensato, sono sincero. E le ho messi una volta insieme, non li ho visti, però dopo mi sono reso conto del fatto che se li avessi pescati insieme avrei probabilmente perso, quindi non ho più sideato Jogan per tutto il resto del torneo contro Reasoning e contro Stain o cose varie. Ho sempre messo Tigre, che secondo me è migliore. Okay. Jogan è buono solo su board già fatta di gate. Sì, e quando board già fatta di gate sicuramente sei lì per perdere, a meno che non hai attivato magari prima questi. Ok. E, mi sono piaciuti, li ho fatti mi pare due volte, una volta è stato forte, l'altra volta meno, ma li rigiocherei assolutamente, anche perché contro i mazzi in cui li metti, che sono i mazzi Reasoning Gate, servono. Certo. Ho giocato tripla rovina e... per il mirror match, sì. Nel torneo scorso ne ho giocate due, stavolta ne ho messe tre, mi è piaciuta. Perché meglio questa che schiacciare? Che a me piace schiacciare, per quello te lo chiedo. A me schiacciare sinceramente non l'ho mai provato ancora in questo mazzo, okay. Però mi piace avere la sicurezza della trappolina e... anche perché questa comunque se mi cala un mostro mi para l'attacco, schiacciare aspetto un turno. Ok. Per spaccarglielo, quindi... E l'ultima carta, il Test of Dust, che certo. è fortissimo, mi piace molto. Domanda molto particolare, nonostante tu giochi veramente tantissime trappole sia di main che di side, per il matchup soprattutto contro Barn, io ad esempio nella mia lista Warrior gioco tre decreti di side per cavare tutte le carte come Sakuretsu o Mirror che contro Barn sono sostanzialmente morte, esclusa la versione con Panda, e decreto lo spegne completamente. Ci hai mai pensato? Assolutamente sì, non ho voluto fare una side per Barn perché non pensavo fosse un must che molta gente avrebbe portato, e comunque di solito la gente che porta Barn e... diciamo, non voglio dire che è scarsa, però comunque no, la gente che porta Barn sicuramente
non è tantissima. Dici che non è pericolosa. Poi ho pensato che comunque sia oggi, oggi infatti non me l'aspettavo, però comunque ho pensato i turni da 50 minuti, non ho molta gente a portare a barn, l'unico barn che mi aspettavo è il Panda Barn, okay. E comunque di side... No, vabbè, contro Panda già la Wangu è... Sì, non ero messo male, e ho avuto anche fortuna con l'unico che ho beccato. Perfetto. Quindi così. Grazie per le spiegazioni, per la disponibilità, speriamo di risentirti un'altra volta nelle decklist, perché vuol dire che avrai topato di nuovo. Speriamo. Ciao a tutti. Ciao ciao.